tu lo sconsigli. No, io non dico niente. Io non dico niente, però lui... Vorremmo sapere qualcosa di più preciso sulla sorte di Ajmal, l'interprete, e poi sulla sorte di Rahmatullah, che è il dirigente di Emergency in Afghanistan, che è stato decisivo nella fase del rilascio di Mastro Giacomo. Quindi io penso che sia un dovere di tutti noi manifestare perché non cada la tensione su questo fatto, perché il governo italiano si impegni per ottenere anche la loro liberazione. Non si può fare la differenza tra cittadini italiani e cittadini afghani, siamo tutti esseri umani. Che hanno svolto nella vicenda? Desidero tanto che possano essere liberati, perché tornare nelle loro famiglie, come è stato per Daniele. A detta di voci di fonti locali sarebbe già stato sottoposto a torture da parte di chi lo tiene in stato di detenzione. Abbiamo ritenuto indispensabile ribadire con forza la richiesta che facciamo a chi lo detiene di liberarlo, unitamente alla richiesta della liberazione di Ajmal.